Buonasera cari amici di YouTube e bentornati ancora una volta sul canale di Mike Borghese Audio. Parlato troppo veloce? Buonasera e bentornati sul canale di Mike Borghese Audio. Questa sera di che cosa si parla? Questa sera, per me è sera, per te è mezzogiorno, di solito. Anyway, di che cosa si parla oggi? Si parla di un attrezzo più importante ancora del Banco Sega. Abbiamo parlato del Banco Sega l'ultima volta perché appunto ho fatto vedere, ha combinato. Oggi vediamo la fresatrice, che sembra banale, che te la raccontano qual è la... No, non è così facile. Ve lo racconto io a cosa serve davvero la fresatrice per creare diffusori, ma dal punto di vista di uno che ci ha sbattuto la testa e sa consigliarvi non quale comprare, ma quali non comprare, quali sono gli errori da non fare. Questa intro è lunghissima. Sigla. Eccoci tornati a un'altra puntata di questa saga che non finirà mai. Mike Borghese Audio. Prima dell'inizio del video ringrazio al volo una persona che mi ha donato un caffè per farmi star sveglio. Andrea V. Grazie Andrea. Buonissimo il caffè, me lo sono goduto. Se anche tu vuoi donarmi un caffè per farmi stare sveglio mentre lavoro a questi video, in descrizione c'è scritto come fare. Andiamo al video. Quando si parla di fresatrice, elettrofresatrice, tutta questa popò di roba, si va comunque a definire un aggeggio, che sia un rifilatore, una fresatrice, che c'ha sto mandrino dove tu gli metti dentro delle punte che hanno delle forme più o meno strane con dei coltelli attaccati, che girano veloce e asportano il materiale della roba che stai fresando, del legno, del ferro, perché ci sono anche quelle per ferro, vabbè, tipicamente materiali legnosi. L'elettrofresatrice, appunto questa specie di trapano che va velocissimo con delle punte strane attaccate, serve ed è fondamentale nella costruzione dei diffusori, ancora di più di qualsiasi altro attrezzo. Potete avere una sega a mano, potete non avere un banco sega, potete non avere tutto quello che volete, ma secondo me la fresatrice è essenziale per fare qualsiasi cosa. Se a me si rompe la fresatrice, il giorno stesso ne compro un'altra, perché non posso starne senza. È fondamentale. Ovviamente per fresatrice intendo sia la fresatrice in sé che anche il corredo, quindi il banchetto fresa, che è molto utile, così come le guide per fare i vari lavorazioni strane, tutte quelle robe lì. Ma adesso cerchiamo di entrare un attimo di più nel vivo dell'argomento. È facile fare l'acquisto sbagliato, fin troppo facile, perché ce ne sono tantissime di fresatrici online. Io la mia la pagai 70 euro, era della Skill quando ancora non era una marca conosciutissima. Ancora oggi va bene, nel senso, il suo lo fa, gli ho dovuto fare delle modifiche, gli ho dovuto cambiare il piano, metterne uno in plexiglass invece di quello tondo de plastica che ti danno loro, ho dovuto rettificare un po' il piano perché era un po' strano, quindi l'ho rettificato sotto, ho fatto un po' di lavori per fare in modo che diventasse bella, funzionale, usabile senza problemi, e gli ho fatto anche il banco fresa, il banchetto fresa, per fare in modo che appunto la fresatrice potesse essere usata anche su un banco fresa, che è molto utile il banco fresa. Attenti alle dita, ma è molto utile. Perché è facile fare l'acquisto sbagliato di una fresatrice? Perché, soprattutto quando si va a fare delle lavorazioni particolari, coi diffusori, soprattutto, quando c'è da stondare un bordo, quindi fare una raggiatura, ma la cosa ancora più importante è quando c'è da fare i fori per gli altoparlanti, perché sembra facile, ma non è il semplice foro che uno prende e fa. Il foro deve avere un certo diametro, molto preciso, deve esserci anche una, diciamo, scanalatura per la flangia, per fare in modo che l'altoparlante sia montato a filo sul pannello frontale. E uno potrebbe dire, ma chi se ne frega di montare il pannello frontale con l'altoparlante a filo? No, non funziona così. Per motivi acustici, per come funzionano gli impianti audio, per come funzionano i diffusori, è importante che siano montati a filo, soprattutto quando si parla di diffusori un po' più hi-fi, impianti da casa. Quando si va sui mid-range, sui mid-woofer, sui tweeter è fondamentale. Sui woofer no, quelli se ne fregano un po' di come li monti, ma gli altri sì. È molto importante, quindi
non è che basta far che fare, no, bisogna tenere in considerazione anche sta roba, cioè il fatto di fare la scanalatura per fare in modo che l'altoparlante stia a filo rispetto al pannello frontale. È molto importante sta cosa, sembra banale ma è importante ed è anche esteticamente molto bello secondo me, quindi fidati, adesso te lo spiego perché. Tutti questi piccoli sbalzi che ci possono essere sul pannello frontale se l'altoparlante non è montato a filo possono creare dei problemi di diffrazione, cioè di suoni che vanno a rimbalzare in modo sbagliato, per così dire. Passatemi la terminologia, so che non è la cosa scientificamente più tecnica e corretta del mondo, ma per farvi capire, ci sono dei suoni che invece di avere una transizione morbida sul pannello frontale e avere un effetto dato dalla diffrazione solo quando si arriva al bordo del pannello, in realtà ce l'hanno anche prima, proprio per via del fatto che non è perfetto il pannello frontale, che appunto c'è l'altoparlante che non è montato a filo e tutte queste motivazioni. Questa roba qui non fa bene al suono, tendenzialmente crea dei problemi difficili già da gestire, insomma, quindi quella roba lì è preferibilmente evitabile. Appunto, con la fresatrice bisogna fare lo scasso per fare il basso rilievo, per fare in modo che ci sia la seduta che accomoda l'altoparlante in modo ottimale. Per quanto sia banale questa lavorazione, cioè fare questo basso rilievo, in realtà non lo è, perché non tutti i rifilatori permettono di fare dei fori circolari di diversi diametri. Ovviamente se uno prende 80 rifilatori, 80 fresatrici diverse, può fare tutto quello che vuole, ma se uno ne vuole comprare una, perché non c'ha i milioni da spendere, nessuno di noi ha i milioni da spendere, ok? Fin qua siamo tutti d'accordo. Quindi se ne vogliamo prendere una per fare tutto, che abbia diversi diametri, che si possa regolare, che abbia una profondità buona, perché se io poi devo passare attraverso il pannello per fare il foro grande, comunque devo poterlo fare. Cioè, per fare tutte queste lavorazioni, qual è quella migliore? A bruciapelo, proprio, qual è? Makita. Il rifilatore della Makita. Io non ce l'ho, ma lo vorrei. Perché, guardando le recensioni online, guardando tutte le caratteristiche che ha, non ha limitazioni. Mi permette di fare quello che voglio. Non è un rifilatore di quelli che tieni acceso 24 ore su 24 o una fresatrice di quelle carrozzatissime con cui ci fai la falegnameria. Assolutamente no, è un rifilatore piccolino. Non è fatto per essere sforzato tutti i giorni, tutto il giorno, anche se comunque, cioè, la Makita le fa bene le cose, per carità, però appunto non è una roba che puoi devastarla. Puoi regolare la guida per fare in modo che faccia da compasso e quindi fare questi fori o questi bassorilievi circolari. Puoi rifilare e quindi fare le raggiature sui bordi. È piccolino, lo tieni con una mano, non vibra tanto, fa poco rumore rispetto ad altri simili o uguali a lui. C'è un bellissimo video di White Ghost, Andrea White Ghost, lui si occupa di fai da te e ha un canale tutto pieno e dedicato al fai da te. Lui in questo video fa la comparazione tra il Makita, il rifilatore, se non sbaglio, e un altro di un'altra marca che si chiama Katsu. È proprio quello il nome, inutile che mi guardi male, non l'ho scelto io, eh? Insomma, e facendo questa comparazione fa chiaramente vedere dove stanno le differenze tra un prodotto studiato, alto, bello, e uno molto più economico che dice di fare le stesse cose, ma poi in realtà non le fa tutte. Qual è un'altra cosa bella del rifilatore della Makita? È che è facile da regolare, lo puoi montare anche su un banco a testa in giù, diventa un banchetto fresa super utile, super versatile. La regolazione della profondità ci metti un attimo a farla perché è una vite, proprio solo una roba da allentare, poi lo chiudi, mamma mia, mi vedi con l'acquolina perché vorrei prenderlo, però mi rendo conto che le stesse cose le posso fare anche senza spendere quei soldi. Per quanto mi piacerebbe cliccare compra, non lo faccio. Se tu sei una di quelle persone che ancora non ha questo attrezzo, che vuole crearsi il suo diffusore, io ti consiglio quello lì. Ti lascio il link in descrizione, così non fai neanche la fatica di andarlo a cercare proprio. Quello è perfetto, sotto tutti i punti di vista, per fare diffusori. Però, c'è un però. Se come me non vuoi spendere questi soldi perché già hai qualcosa che ti permette di fare quelle lavorazioni, perché semplicemente non vuoi spendere quella cifra perché comunque non è una roba che ti vendono proprio che te la tirano dietro, cioè una roba fatta bene che ha il suo prezzo. Come si fa? Arte di arrangiarsi, l'alternativa si fa con quello che si ha. Io, la mia fresatrice, me la sono adattata per fare in modo di usarla per tutti questi lavori, senza problemi. Che cosa ho fatto? Gli ho costruito un banchetto dove si possa incastrare,
con il suo pianale in plexiglass, che anche quello gliel'ho rifatto. Una volta incastrato, per regolarla devo ogni volta star lì a spingere, cose che diventa, mamma mia, un casino per regolare la profondità ogni volta. Però mi metto il cuore in pace e dico: ce l'ho così, so che lo devo fare, va bene così. Me ne farò una ragione, cosa ti devo dire? Un'altra roba è il foro circolare, appunto. Come fare? La guida circolare, la mia non ce l'ha, ce l'ha, ma non mi permette di fare i fori troppo piccoli o troppo grandi. Non è una roba usabile in buon modo, quindi mi sono dovuto andare a studiare un altro metodo, a creare una dima che mi permetta, fissandola con dei morsetti, di avere un fulcro in cui incastrare il pannello e farlo girare e fare la fresatura circolare. Non è la cosa migliore del mondo, perché comunque devo mettere io le mani sul pannello per farlo girare, è un po' insicura come cosa e in generale è molto tediosa, per così dire. C'è una cosa lunga che a volte devo fare il giro, ma il pannello è grande, quindi devo stare fermare, cambiare il morsetto, metterlo da un'altra parte. È tutto un casino. Le soluzioni ci sono, l'arte di arrangiarsi non ci manca. Cosa ti dà in più la Makita, cioè questa qua fatta bene, quella di cui parlavamo prima? La velocità, l'utilizzo facile, l'utilizzo versatile, il fatto che sai che se devi fare una roba non devi diventare matto. Io un po' sono diventato matto, riesco a fare comunque tutto, ma un po' matto devo diventare per farlo, vi dico la verità. Poi c'è anche tutta la parte, volendo, dell'aspirazione, di quanti truccioli fa, di quanto rumore fa una macchina. Tutti questi aspetti, la Makita c'è proprio chapeau, l'han fatta bene, c'è poco da dire, l'han fatta bene. Se sei come me, che appunto hai già una fresatrice e la stai utilizzando, ricordati però una cosa fondamentale: pazienza, sempre e comunque pazienza, e sempre e comunque due occhi ben aperti, perché io sono andato a crearmi delle dime, a crearmi delle strumentazioni di contorno, di supporto per la mia fresatrice, per fare certe lavorazioni. Questa cosa può mettere in pericolo la sicurezza nell'utilizzo. Lo sappiamo, siamo hobbisti, siamo piccoli artigiani, ci piace fare questi lavori, un po' di fai da te, ma dobbiamo sempre ricordarci che c'è un rischio, che nel momento in cui non sono più seduto davanti a un computer, ma che sto facendo girare lame, che per quanto piccole siano sono lame, c'è un pericolo. E quindi due occhi ben aperti. Se una cosa non la puoi fare al 100% della sicurezza, non farla. Ti prego. Io mi sono quasi fatto partire via tre dita per aver fatto una roba del genere. Per aver fatto una cosa di fretta. Ce le ho ancora tutte e tre attaccate le dita. Queste tre qua. Però ho rischiato di farmele partire via. Male. Tanti anni fa. Funzioni? Sì. Mi dice di sì, vedi? Ha pure risposto. Finché uno non si scotta, non sa che il forno è caldo. Il senso è questo. Io vorrei evitare di farti scottare. Come al solito ti invito a passare dalla descrizione, appunto, a vedere i progetti dei miei diffusori, come le Compact Mix, le Fai da Tone, e adesso arriveranno anche i progetti dei miei diffusori Hi-Fi. Li ho costruiti, nei prossimi video vedrete che racconto come costruirli, perché sono lì, li sto montando, sto facendo cose, perché ovviamente un video al giorno richiede un certo impegno. Sto cercando di portare avanti in parallelo anche altre cose, quindi dammi agio, ci penso io, tu fidati, ecco. Vi ricordo quindi, passate in descrizione, leggetela se volete aiutarmi donandomi un caffè per farmi star sveglio mentre lavoro questi video, mi farebbe un sacco piacere. Oppure c'è anche il link Amazon, se passi da lì non spendi neanche un centesimo in più, tipo se prendi la fresatrice col link che metto in descrizione, tu non la paghi di più, però a me arriva una piccola percentuale e mi aiuta tirare avanti questo carro di canale YouTube dove insegno a progettare impianti audio. Metti mi piace, condividi tutte quelle robe che chiedono sempre gli YouTuber, sai già. Voi fate i buoni come i panettoni. Ciao a tutti, ragazzi!